Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, bentornate, due chiacchiere in cucina, Sere! Ciao Leo! Serena Codognolo, vero Scemo Randi? Buongiorno a tutti e ben ritrovati a due chiacchiere in cucina. Mi piace, cos'è? Infatti non ci credi neanche tu, no, eri troppo infatti, rigorosa. No, perché sono pronta a darvi un indizio sulle ricette di oggi. Tittiri tittiri tittiri. Trotta trotta bastoncini. No, facciamo delle ricette orientali. Ah, bellissimo. Quindi che ne so, faremo cosa faremo? Faremo un ramen. Ah, buono. E una cheesecake giapponese. Giapponese, che si chiamerà cheesecake. Cheesecake. Cheesecake è così, perché va preparata ovviamente ondeggiando sulle vertebre lombari. Allora, in tutto questo, cara sì? Sere. Sì, dimmi, io vorrei caro. Anche annunciarti che visto che fai il ramen, sì. Ok. Sarà un momento speciale perché tu potrai finalmente riconfrontarti con il brodo. Ma il brodo giapponese. Quindi, altro inserimento nel CD di Serena e le sue sigle, ovvero il cantabrodo. Questo sarà sì? Nelle musicassette di una volta c'era anche lo stacchetto, cioè ogni canzone. Tittiri tittiri tittiri. Come avete capito? Ho lato A, lato B, dal lato A, lato B. Poi c'era l'autore verso, tutte queste cose, per chi se le ricorda. Allora, noi stiamo pronti per cominciare. Come avete capito, quando c'è Serena c'è sempre grande... C'è gioia. C'è gioia, okay. Grande entusiasmo e euforia in cucina. Noi siamo pronti per cucinare, perché preparatevi. Andiamo verso il sollevante, andiamo verso l'oriente per due ricette che potete proprio sfoggiare, che avevano molto di moda. Adesso potete sfoggiare con gli amici o parenti. Che c'è? Sollevante. Buona, dai, beviamo dell'acqua, brava, sono già stanca. È meglio, un po' di pubblicità per voi, così vi riprendete un attimo e dopodiché cominciamo due chiacchiere in cucina. È così, ormai lo sapete. Eccoci ritornati in cucina, ovviamente benvenuti a tutti se vi siete messi in ascolto solo adesso. È il momento di cominciare la puntata con la prima ricetta. Allora, Serena ci ha anticipato che andremo verso Oriente, vero? Verso l'alba, verso il Levante. E basta, la sigletta dura un secondo. Solo che viene messa continuamente a ripetizione. Allora, faremo il ramen, questa zuppa tipica giapponese che arriva dalla Cina, poi scopriremo anche qualche curiosità, ma potevamo noi non mettere uno zampino italiano dentro il ramen, farlo più nostro? E questo sarà il caso, perché faremo un ramen Italian style, ok? Abbiamo la sigletta? Hop, hop, hop! Ramen Italian style! Vabbè, è così. Allora, andiamo a vedere gli ingredienti del nostro ramen Italian style. Serviranno 300 g di tagliolini, 4 uova, 250 g di petto di pollo, 4 cipollotti, oppure se preferite anche una cipolla grande, poi a scelta insomma di quelle odorate o rosse, 800 ml di acqua, 15 g di miso, 15 g di salsa di soia e un cucchiaio di olio di semi. Poi servirà una radice di zenzero, olio extravergine di oliva e tre funghi. Tre o quattro, ma poi sì. Dipende dalla quantità, se sì, vi piace o non vi piace. Chiaramente. Allora, ho già messo tutta la linea del pentolame. Io cerco sempre di usare la stessa pentola, no, però in questo caso qua... Aspetta. No, stai facendo la televendita sì, del sì. servizio di pentole. Allora, prima cosa andiamo a salare l'acqua per i tagliolini, che così la portiamo a bollore, perché vanno cotti a parte. Okay. Perché di italiano ho preso proprio i tagliolini. Sapete che i tagliolini all'uovo fanno un po' di schiumetta, quindi non voglio sporcarmi il brodo. Infatti non usiamo infatti i noodle tipici giapponesi, ma sì, non un po' italianizzato così, perché mi piaceva per lo stacchetto, dai. No, ma è bella questa cosa. Piaceva l'idea, sì. Insomma, di usare... Ci sono delle cose che poi ti spiegherò che non si potevano proprio italianizzare. Comunque, partiamo da una padella. Scaldiamo un pochino di olio extravergine di oliva,
perché devo andare a caramellizzare il mio pollo, perché ne farò praticamente uno spiedino. Spiedino, un rotolino più correttamente. Guarda, lo vado ad arrotolare così. Sì. E poi lo vado a cuocere in forno, perché poi me lo taglierò. Aspetta, lo spago ce l'ho qua. Eccomi qua. Lo taglierò a fettine, quindi vado a farmi questo rotolino. Quindi mi prendo un pezzo di spago. Adesso i macellai non me ne abbiano, insomma. Ecco, io cerco di chiuderlo il meglio che posso. Come fareste comunque voi a quindi casa. Quindi è un normalissimo rotolino, diciamo. Si prendono le fettine di pollo, si sovrappongono e si fa il rotolino, si arrotolano senza un... è un procedimento molto, molto semplice. Sì, l'unica cosa è che adesso devo andare a scottarlo nella padella bella calda, dargli una bella rosolatina, una caramellizzazione, una reazione di Maillard per la carne e poi me lo vado a mettere in forno. Guarda, però facciamo così. No, che poi salta, lo so, adesso va in giro. No, guarda, non lo facciamo già con le pinze, stessa cosa. Ok. Se tu nascondi la parte finale delle pinze, possono sembrare dei bastoncini di metallo. Allora, prima cosa andiamo a mettere il nostro rotolino, okay. In questo caso di pollo, ma potete usare anche il maiale. Ok, ah, io l'ho fatto un'idea, sì. Nella versione più italiana, diciamo, il pollo è una cosa che normalmente a casa ce l'abbiamo, magari una fettina di pollo. Poi anche una versione neutra, non è una carne. Sì, assolutamente. Carne bianca. Sì. Poi vado a cucinarmi le uova, l'acqua bolle. Sapete che io uso sempre questo strumento qua, così riesco a tirarle fuori. Conto 5 minuti. Da quando le metto nell'acqua bollente, cioè da adesso, allora come sempre chiedo alla regia 5 minuti di timer, ne facciamo due perché tanto poi il forno è già a 160 gradi. Ok. Senti? Mi piace perché... c'è proprio la riverenza verso il... Giusto di sale. Un pochino di sale, diamo un po' di sapore, questa è una carne, insomma, ci ho messo un pochino di olio, insomma, una carne che andiamo un po' ad arricchire noi con l'olio extravergine di oliva. Si va ad insaporire, dopodiché cosa faremo? Che sono curioso. Ci dedichiamo alla cosa che amo di più? I funghi, no. No. Il? Brodo. Il brodo, perché? Sapete perché noi adesso scherziamo sempre con Serena per quanto riguarda il brodo, però è fondamentale perché una delle caratteristiche per cui un ramen si può dire buono o comunque è una delle caratteristiche per cui il ramen è amato in tutto il mondo è proprio il brodo, perché oltre a essere un brodo che può variare in base alla regione del Giappone o della Cina in cui si mangia il ramen, ma il brodo contiene praticamente una serie di sapori e di profumi che vanno a stimolare il famoso senso in più, no? Il famoso umami, cioè il sapore, com'è che possiamo definirlo? Sì, ha è il quinto sapore, potremmo dire, sì, no? Sì, sì. Perché c'è il dolce, il salato, l'aspro, l'amaro e l'umami è proprio il saporito e il brodo praticamente lo va a risaltare, anche perché l'altra cosa fondamentale è che questo umami si scaturisce dal modo in cui si mangia il brodo, perché lo si risucchia proprio, cioè lo slurpare così e lì si sprigiona tutto questo sapore particolare. Detto questo, che è una cosa interessantissima e sulla quale la cucina moderna punta molto, che la cucina moderna è quella che va a contaminarsi con le altre cucine, certo. Alla fine. Io ho caramellato per bene il mio pollo, vado a metterlo nella teglia da forno e me lo vado a finire di cucinare per una trentina di minuti. Allora, se vogliamo essere precisi, dovrei mettere il termometro dentro e la temperatura deve essere 80-85 gradi perché il pollo ovviamente deve essere ben cotto. L'ho insomma messo un bel po' di olio, quindi lui rimarrà comunque nel suo sughetto. C'è la morbidezza, c'è, sì. Ok. E andiamo a metterlo in forno per quella mezz'oretta che serve. Chiaramente io ce l'ho già pronto, eccolo qua, il mio che bello, involtino. Adesso ci dedichiamo al brodo. Sì, aspetta.
attenzione. Ha cambiato voce addirittura. Momento sacro. Allora, andiamo a mettere il miso. Il miso è un fermentato della soia che viene proprio utilizzato nella cucina orientale. Quindi sarà questo proprio, è come un dado, passatemi il termine, un dado, il nostro dado, questo è il miso. E loro sì. Insaporitore è un fermentato di soia. Praticamente è quel contenuto di glutammato. No, questo è proprio un fermentato. No. Proprio questo, cioè, si usa nella cucina naturale proprio anche per attivare la flora batterica, per... Proprio. Arricchisce proprio... c'è della saggezza nella cucina orientale. Questo è per dire che molto spesso il miso viene scambiato proprio per glutammato e cose varie, dalle persone che magari conoscono poco la cucina orientale. No, il miso è proprio un essiccato naturale, questo è fondamentale. Pensate alla zuppa di miso, che buona. Beh, il miso normalmente lo troviamo in pasta, questo qua era essiccato, quindi si attiverà poi nell'acqua, viene reidratato. Poi ci mettiamo la salsa di soia, che è proprio quello. Se non sapete come identificare l'umami, è proprio il sapore della salsa di soia. Quindi è un misto di sapori, in realtà. Le alghe non le ho messe. Perché magari piacciono o non piacciono in Italia, magari Italian l'alga. Style, potevamo per esempio mettere gli agretti, no? Che abbiamo parlato, che potrebbero rassomigliare. Metto l'olio di semi, l'olio di soia, anche in questo caso, andiamo sempre a rimanere sul pezzo, insomma è comunque un prodotto che abbiamo anche noi, l'olio di soia, quindi ci sta nell'Italian style. Anche e perché adesso, una rivisitazione mantiene sempre un'identità di base del piatto a cui ci si riferisce, dopodiché uno mette la personalità, come fa sempre anche tu. Adesso metto la radice di zenzero. La radice di zenzero sappiamo che negli ultimi anni si coltiva anche in Italia. Sì. Quindi è diventata anche di nostro, diciamo, consumo, uso, e viene coltivata anche da noi. Io amo anche la radice di zenzero, ha poteri digestivi, eccetera. Io le uova sono mie, avvisano che le uova sono pronte. Ok, infatti vedevo che c'era il... Comunicazione interna. Comunicazione di servizio, Dlin Long. Allora, noi facciamo così, guardate. Mi recupero le uova. 5 minuti. Butto via l'acqua ed ecco le uova, le mettiamo qua. Così, pronte poi per essere sbucciate, dobbiamo far raffreddare. Ti ricordi che ti dicevo di sbucciare con le uova di quaglia sotto l'acqua? Sì, sì. Per aiutare? Ecco, stessa cosa si può fare anche qui. Adesso lo zenzero, andiamo a togliere la scorza. Io lo amo molto, dà quel piccante ma anche quella freschezza, quindi qui andrà un attimo a dare freschezza e piccantezza, quindi io a gusto mio abbonderei. Posso dare un consiglio? Diciamo, sì. Se avete un pelo alla sera, no? Così magari adesso che arriva la bella stagione, ci sono più pollini in giro, queste cose qua, magari uno che non è allergico, però magari ti secca la gola, avete la gola un po' colpo d'aria, l'aria condizionata, un po' la gola infiammata, mangiatevi un pezzo di zenzero. Lo so, subito il gusto è un po' forte, ma in realtà è un toccasana meraviglioso. Adesso andiamo a grattugiare all'interno il nostro zenzero. Allora, un po' lo grattugio e un po' lo metto a pezzi e poi lo tolgo, un po' come l'aglio. C'è chi ama l'aglio e c'è chi ama lo zenzero. Io allora, amo tu lo lì hai messo, ripetiamo, hai messo il miso, salsa di soia, lo zenzero, olio. E olio, perfetto. Quindi la sapidità c'è, lo aggiusto di sale poi lo sentirò di sale, perché chiaramente la salsa di soia è sapida, che è proprio questo gusto umami, quindi andrò dopo. Questo è zenzero con la scorza, cioè da agricoltura biologica, quindi posso utilizzare la scorza e tutto, e vado a dare proprio quella piccantezza spinta. Va bene che sia piccante? Sì, tu lo sì, ami sì, piccante? Sì, 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 a me piace, lo zenzero piace tantissimo. Allora, tra le varie adesso caratteristiche... Adesso andiamo a mettere le cipolle, scusa Leo, faccio ecco, prima il brodo e poi ti lascio... mi torni alla cottura dei tagliolini. Mi ero dimenticato le cipolle. Allora, cipollotto o cipolle, dipende dai gusti. Nel mio caso, perché volevo anche dargli un colore diverso, andiamo a prendere una cipolla rossa. Quindi... Senti una cosa, nel caso in cui... La taglio così, però. Nel caso in cui tu utilizzi del cipollotto... Usi solo la parte bianca o anche un po' di gambo? No, si usa la parte verde e la parte bianca quasi quasi si tiene per altre preparazioni. Ah, ok, perfetto. Andiamo a mettere la nostra cipolla, abbondante cipolla perché comunque darà un buon gusto.
Mamma mia. Guarda che brodo strano, eh? Questo. Comunque ci si butta sempre tutto dentro, quindi. La cosa bella del brodo è quella, il lancio. Soprattutto i brodi di Scemorandi sono così. Tu dovresti, secondo me, però. Adesso ci è venuta l'idea, potresti fare scrivere un libro con tutti i vari tipi di brodo diversi. Esiste già. Esiste già? Copialo. No. Non fai fatica. Giusto. Adesso andiamo a prendere, allora, Italian Style. Nel ramen classico si usgerebbero i funghi shiitake. In questo caso io utilizzo gli champignon, che sono... Che è la traduzione funghi. Letterale, shiitake, champignon. Ho detto sì, una stupidaggine, lo no, so, no, ho vabbè, detto una battuta, è che oggi le battute non le capiamo, abbiamo visto che... Tutta orrenda, oggi chiedo le battute... scusa. Quindi, perché poi è anche difficile trovarli in commercio, gli shiitake hanno delle caratteristiche, dei valori nutrizionali chiaramente particolari, ma insomma facciamoci andare bene anche i nostri funghi champignon. Però cosa facciamo? Li tagliamo in questo modo qua un po'. Diverso dal solito, desueto. Comunque i funghi shiitake e shiitake hanno il... anche per chi non ama i funghi, hanno un sapore molto particolare, quindi può, anche chi non ha proprio il grande amore per i funghi, può mangiarli, perché hanno un gusto veramente tutto loro, unico. Molto particolare, sì. Anche questo piatto, comunque questo brodo, avrà un gusto particolare suo. Allora, perché comunque io amo salsa di soia, al miso ci sarà molto saporito. Andiamo a mettere i nostri funghi, proprio li sbollentiamo un attimo, poi li mettiamo da una parte, comunque il brodo diciamo sarebbe completo. Adesso noi ci dedichiamo alla cottura dei tagliolini, io direi che butto la pasta, poi la pasta la si scola da una parte e si va a comporre il piatto. Perfetto, allora lo componiamo tra pochissimo il piatto, perché adesso vi lasciamo a qualche minuto di pubblicità. Rimanete con noi perché è molto interessante anche poi tutta la parte conclusiva. Andiamo a concludere il nostro ramen in versione italiana, perché comunque abbiamo inserito degli ingredienti tipici del nostro bel paese e abbiamo cotto i noodles, che in realtà sono i tagliolini. Sono i tagliolini, perché abbiamo usato i tagliolini all'uovo. Ma che bello, adesso non te li mangiare. No, 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 così no. Io piatto completo, piatto ricco e lo completo. Allora, andiamo a mettere il nostro brodo. Adesso andiamo proprio a fare il piatto. Quindi andiamo a mettere il nostro ramen con cipolla, funghi. Praticamente è un brodino aromatico. No, però è carino perché è un piatto completo. Adesso ti faccio vedere. Ci vado a mettere i tagliolini. Devono essere insomma divisi in base ai commensali, cioè non ce ne vanno tipo 6 miliardi. Eccoli qua, vado a mettere i tagliolini, guarda che già, che carino. Poi il pollo, eccolo qua, che avevo cotto a rotolino, ti ricordi? Sì. Solo salato e messo in forno. Per una mezz'ora, per una 160 gradi. Anzi, non so, caramellato in padella prima con un filo di olio, poi messo in forno per una mezz'oretta. Guarda che carino. Andiamo a mettere anche il nostro pollo. E adesso l'uovo. L'uovo. Allora, l'uovo è dal cuore morbido. Quindi proviamo a fare così, lo incido così. No, dai. Eccolo qua. Guarda, ah, vado perfetto. A mettere, a tuffare l'uovo in questo brodo bollente. Perfetto, ecco. Che meraviglia. Allora, volevo farti a favore di camera, lo spostiamo, eccolo qua. Guarda che carino il ramen all'italiana. Bellissimo, i sapori tipici dell'Italia mescolati, ovviamente questa grande tradizione che dalla Cina è arrivata al Giappone e poi si è diffusa in tutto il mondo. Che dire, andiamo a scoprire, anzi vai a scoprire sì, vado. Quale vino possiamo abbinare a questo piatto, grazie ai suoi amici sommelier di Ice Veneto. Eccoci qui nell'angolo sommelier con la nostra Elena. Elena, ben ritrovata. Grazie. Vedo un vino rosso e io ti ho portato un brodo intenso con la colorazione, un ramen Italian style.
Bellissimo, Serena. Infatti hai avuto una bellissima interpretazione riguardo al ramen, che è tipico della cucina asiatica. Io ho pensato, visto che il ramen è caratterizzato da una spiccata succulenza, di abbinartelo con un vino che avesse alcolicità e tannicità, proprio per riuscire a pulire bene la bocca e invitarci al riassaggio. Quindi ti ho portato un Bardolino DOC dell'azienda Zenato. Qui ci troviamo in Veneto. L'azienda Zenato è un'azienda storica, lavora da più di 60 anni in questa zona, possiede circa 95 ettari sia nella zona del Lugana che in Valpolicella. In particolare, proprio nella tenuta Costa Lunga, coltiva vitigni autoctoni. Infatti il Bardolino DOC viene prodotto con corvina per un 65%, poi c'è un po' di rondinella 25% e un 10% di molinara. Questo vino ha una particolarità, non so se l'hai notato, ma viene tappato con il tappo Stelvin, che è un tappo a vite in alluminio. È una scelta dal punto di vista dell'ecosostenibilità davvero lodevole, perché in questo caso, ecco, si esclude il sughero dalla filiera sovrasfruttata, ecco, delle foreste che producono sughero. Inoltre il vino viene conservato in maniera perfetta anche per più di qualche anno, quindi diciamo è una scelta che probabilmente nei prossimi anni vedremo sempre più spesso nelle cantine. Bardolino è un vino leggero, di pronta beva, come vediamo ha un colore rubino, non troppo appariscente, non troppo intenso. Sprigiona questi sentori di frutti rossi molto delicati, queste note di confettura e frutta polpa rossa croccante. Delizioso anche il sorso, perché è sempre molto equilibrato. Non è troppo strutturato, quindi non lo dobbiamo abbinare a una carne, ma in questo caso ci sta molto bene anche con le uova. Secondo me ci sta bene anche perché c'è il tagliolino, c'è appunto il fungo, quindi ottimo abbinamento. E mi ricorda sempre il lago, non so, insomma, quelle zone che io frequento e frequentavo. E quindi Elena, grazie. E io poi torno da Leo. Intanto, cin cin. Siamo pronti per cominciare la seconda ricetta di oggi. Allora, vi abbiamo preannunciato all'inizio del programma che avremo ovviamente tutto questo filone orientale, saremo passati da un piatto unico come il ramen, questa zuppa ricca di tutte le cose buone che avete visto prima, anche a un dolce, ma un dolce che viene chiamato giapponese, questa cheesecake giapponese, però ovviamente con una visione molto patriottica, quindi in Italian style. Sigla! Oh, oh, scemo, Randy Style! Oh, oh, oh. Bene, dopo questo, se qualcuno di voi l'ha scambiato per il ballo del qua qua, poteva sembrare questa coreografia. Allora, caro scemo Randy... Guarda che io nasco come ballerina, eh! Certo, certo. Caro scemo Randy... Andiamo a dire l'elenco degli ingredienti. Brava, allora, cheesecake giapponese ma un po' scemorandi. Allora, 50 g di burro, 300 g di formaggio fresco spalmabile, 100 ml di latte intero, 6 uova, 30 g di farina 00 e 30 g di amido di mais. Poi useremo un pizzico di sale, una scorza, la scorza di un limone e un cucchiaio di succo di limone. Per concludere, 150 grammi di zucchero. Questi sono i nostri ingredienti e adesso... E adesso... Partiamo dal nostro bagnomaria. Il bagnomaria, ok. Che non sono le terme che ci sono, certo, sul lago di Garda o quello che c'è a Rimini. Bagnomaria è proprio questo qua che andiamo a fare, e cioè mettiamo dell'acqua bollente non a contatto con la boule per far sciogliere i nostri ingredienti. Iniziamo con il burro. Proseguiamo poi con il latte, che aiuterà a sciogliere il burro. È tutto un gruppone di... È tutto un gruppo. Che si dà una mano. Sono tutti amici che... E poi andiamo ad aggiungere il nostro formaggio spalmabile. Apriamo il formaggio spalmabile e andiamo ad inserirlo qui nel nostro bagnomaria. Ecco. Adesso è diventato il bagno, quello proprio di riso. Sì. No, ho fatto proprio un tuffo, questo si tuffava dalla battigia, si dice così? Banchina, va bene, banchina cedevole. Ok, adesso andiamo avanti a dividere i tuorli dagli albumi.
E gli albumi andranno inseriti all'interno del nostro bagnomaria quando tutto sarà amalgamato, mentre, scusate, i tuorli vanno qui e gli albumi vanno montati. Okay. Scusate, ma sono emozionata. Mi parli di mare, io vado fuori di testa, sai che a me piace andare in vacanza e sono hai già... Voglia, hai già voglia di andare al mare? Vabbè, con i primi caldi sempre, si sogna sempre la spiaggia, poi d'altra parte noi in Italia abbiamo spiaggia ovunque e tra l'altro un mare bellissimo, quindi c'è sempre voglia, anche da vicino a casa. Allora, adesso, visto che questa torta ha un bel po' di uova, inizio e non so tu se vuoi illuminarmi con qualche tua bella... col tuo bel racconto. Buongiorno, è il momento del racconto. Allora, no, perché con la coda dell'occhio sto cercando di vedere la divisione tra i tuorli e gli albumi. Di racconti di Leonardo Feltri. Mamma, che avevo provato a fare il corretto. Allora, no, la cosa molto carina è che la cheesecake, tutti pensano sia nata negli Stati Uniti, in realtà no, no e no. Mi dispiace, ma dobbiamo togliere questa palmarès agli Stati Uniti, perché in realtà è nata nell'antica Grecia, durante i giochi olimpici, e abbiamo proprio la testimonianza. Nell'VIII secolo avanti Cristo, Callimaco racconta che un tale di nome Egimio si era dilettato con la stesura di un testo interamente dedicato all'arte di fare torte col formaggio, quindi antenate dei cheesecake, capisci? Noi la dobbiamo all'antica Grecia. Era un parente di Eginio Massari. Sì, e di Egidio tuo. No, Eugenio tuo, non Egidio. Va bene. Egidio era quello della Monica di Monza. Allora. Va bene, andiamo avanti. Nel frattempo ho combinato dei guai, ma li ho già risolti. No, non so se mi hai visto. No, me li sono persi, non vale. Sì, mi è caduto. Ma guarda, non l'ho sporcato. Mi è caduto un tuorlo negli albumi, l'ho recuperato, ripescato. Nel frattempo, qui il bagnomaria mi funziona? Bagnomaria? Enrico è desiderato al bagno numero 96, è stato smarrito un bambino. Quella del bambino c'è ogni anno, indossa un costumino rosa e via. Allora, iniziamo a montare i nostri albumi. Quindi inseriamo gli albumi all'interno del nostro sbattitore elettrico e come tutte le volte che si vanno a sbattere gli albumi a neve, si iniziano a sbattere un pochino e poi si aggiunge lo zucchero quando iniziano a montare. In questo caso aromaticizziamo. Twitch. Oggi mi si accartoccia la lingua. Non importa, basta creare parole nuove, funziona sempre. Con la buccia di limone, che insomma non guasta mai. D'altra parte, con te c'è la salsa di soia o la buccia di limone? Morandi style. Abbondante buccia di abbondante limone, direi. Ok. Oh, è sceso. Hai fatto anche la banda. Perché la mia è anche una cucina sonora, un po' anche qua evaporativa, no? Ma evocativa. Senti, ma tu canti mai mentre stai cucinando? Sì, no, canto, sì. C'è proprio un'abitudine, anche quando vai a fare personal chef. Vabbè, quando vado a fare personal chef, no, non canto, dai. Perché no? Potrebbe essere, voglio dire, essere la sì. musica. Potrebbe diventare una nuova frontiera, quindi personal chef con spettacolo. Cioè, io non andrò in giro ad esibirmi in concorsi canori, eccetera, ma andrò a portare il mio cantabrodo a casa delle persone. Quindi, mentre loro montano, io qui, vedete che si è sciolto tutto, vado a spegnere il fuoco. Vado ad aggiungere una presa di zucchero per montare gli albumi a neve. E adesso vado a setacciare le farine, qui c'è farina, amido di mais e un pizzico di sale, qui all'interno proprio del bagnomaria. Ok. Setaccio. Incorporo. È come togli la cera e metti la cera, sempre un po'. Setaccio, incorporo, setaccio, incorporo. E via. Comunque, e via. Non solo nell'antica Grecia, ma anche l'antica Roma c'era l'abitudine di dare una torta a base di formaggio di pecora e miele agli atleti per farli riprendere, per ridargli ancora un po' di, diciamo così, di forza.
Bene, 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 bene. Quindi noi che siamo atleti, in questo io mi sento un atleta, dopodiché la mangerò molto volentieri. Allora, l'importante della vita è la convinzione. Se tu pensi che c'è una soluzione a un problema, non esiste il problema. Ah, ok, perfetto. Quindi se posso pensi mangiarla. Di essere un atleta, sei un atleta. Ah, ok, quindi davi già per scontato che era un problema il fatto che io lo pensassi. No. Va bene. Oggi non capiamo proprio le battute. Allora, andiamo ad aggiungere i nostri albumi. Comunque si sta già scaldando, un po' cuocendo, no, a bagnomaria, e quindi l'uovo si sta rapprendendo. Adesso vado a montare per bene, e anche quando faccio il pan di Spagna. Il pan di Spagna, no, vado a sbattere le uova e aggiungo lo zucchero. Lo zucchero va aggiunto un pochino alla volta perché toglie anche poi in cottura quel sentore di odore di uovo. Ah, ok, perfetto. Quindi lo aggiungo un pochino alla volta. Quindi ora vado a ricavarmi il succo del limone che abbiamo, del limone che ho utilizzato la buccia, adesso mi ricavo anche il succo. Allora, tutta questa lavorazione a bagnomaria da una parte e con gli albumi montati a neve in questo modo daranno la caratteristica base di questa torta, questa cheesecake giapponese cosiddetta, che è proprio la sofficità della torta, quindi anche, poi dipende un po' dalla bravura di ognuno di voi, riuscire a farla un po' più alta, un po' più bassa, però comunque sarà una torta molto soffice. Torta che sta andando molto di moda in questo, in quest'ultimo periodo, insomma, piace proprio per questa sofficità. Bene, vado ad aggiungere l'ultimo zucchero. Nel frattempo adesso faccio una cosa un po' delicata, e cioè vado ad aggiungere a questo composto di formaggio e uovo il limone un pochino alla volta, perché il limone tende a separare, quindi vado, però darà aromaticità, quindi vado ad aggiungere il mio succo di limone. Cioè, neanche con la maionese che impazzisce bisogna stare così attenti. Insomma, bisogna seguire un pochino i procedimenti. Nel frattempo mi sono preparata uno stampo per la torta e il forno a 160 gradi ventilato. Ok. Ma ogni tanto parte uno spruzzo di gioia in questa cucina che è viva. Ok? Scusa, pulisco. E d'altronde, insomma, faremo anche un gioco. Sì. Vi inviteremo a fare voi una ricetta in TV, a vedere se non sporcate da per sotto come me, a chi sporca di meno. Oppure potremmo fare anche la gara a chi sporca di più realmente. Perché, ecco, sì. Però con un, cioè, ha senso, cioè non che uno butta le cose a caso, voglio dire, lavorando uno deve riuscire a fare il gesto credibile per sporcare. Va bene. Sarà che noi vi invitiamo. Secondo te chi vincerebbe tra me, Marco e la Claudia? A chi sporca di più? Io. È neutrale, non c'è niente di male. Beh, Marco secondo me è proprio uno sporco. No, Marco no, forse Claudia. Io e Claudia saremmo le finaliste. Perché anche Claudia, devo dire che no, Claudia è non è che è sporca, lancio. È nelle clouds. Lei è tra le nuvole. È nelle nuvole, ma soprattutto, ecco, Claudia ha il lancio della ciotolina. Ah, sì? Allora, cioè, ognuno di voi ha le sue meravigliose. Ecco qua la consistenza che deve avere l'uovo. Mi fa sempre paura, sì, questo gesto. Lo so. Allora, adesso andiamo ad aggiungere poco alla volta, cercando di non smontare, quindi togliamo la frusta, il nostro composto che darà sofficità. Ma che bello cremoso! Chiaramente è caldo, è liquido, insomma cerchiamo di maneggiare con cura. Ce li abbiamo un'ora e mezza oggi di tempo. Non lo so, però io sono un po' stregato da questo procedimento, del famoso dal basso verso l'alto, senza farlo impazzire, però insomma è veramente una cosa difficile, credo, per tutti. Allora, il cheesecake credo sia un po' la prima torta che ognuno di noi prova a fare,
Nel senso che la ricetta, quella più comune, è quella con i biscotti secchi, tritati col burro e poi le varie, insomma, le varie sfumature, ognuno poi la fa a modo proprio. Più semplice è, di solito meglio è. Però ci sono varie ricette che vengono ormai, diciamo così, seguite in giro per il mondo e ognuno ha un ingrediente particolare. Per esempio, in Asia viene preparata con il tè matcha, con latte e col mango. In America Latina si prepara con la marmellata. In Somalia invece la base è la crema e la crema di formaggio vengono mescolate insieme, quindi diventa un tutt'uno, non più due parti non separate. Potrei farlo, perché non amo fare le lavatrici. Perché? Perché se il tè matcha... Allora, traduciamo per tutta l'Italia, ovviamente da brava veronese ce l'ha data in slang, in te matcha vuol dire ti macchia, ok, in veronese. Viva Scemorandi! Grazie, grazie. Oggi allora, tutti. Guardate che fluffy, che super fluffy. Eccolo qua, la caratteristica è proprio questa, guardate che meraviglia. Ho scelto uno stampo difficile perché volevo fare le cose difficili fino in fondo. Certo, perché avere la vita comoda? Non c'è, cioè... Se ci sta tutto, sennò poi andremo a fare delle monoporzioni. Ma sì, dai, che ci sta. Al massimo... E se no te macia anche a questo, ecco, perché potrei rovesciarmelo addosso. Ma comunque, guarda che carina, eh? Bella, 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 bella. Poi secondo me, cioè senza secondo me, per deduzione, questa è una è una torta per gli sportivi, perché è ricca di proteine, uova, formaggio. Assolutamente, cioè, sì. Proprio, infatti lo dicevi, no? Se stai a te che Scemorandi, se stai attenta, attenta in classe. Attenta, okay. Appunto. Comunque, se volete andare altri tipi, che in Islanda usano lo skyr, il formaggio tipico a base di latte acido, in Finlandia usano i frutti rossi e gli svedesi invece la cheesecake è rigorosamente cotta come quella americana. Allora, okay. Proviamo ad infornarla? Sì. Ho fatto un disastro, però è carina, dai. Adesso va cotta a 160 gradi per un'ora, quindi ci vediamo questa sera prima del TC. Ma no, ma scusa, okay. Vai in forno. Sì, andiamo in forno. Ecco, facciamo così, mentre lei va in forno, noi ci rivediamo non stasera. Guarda, guarda. Sì, aiuto. Io ho paura. Siamo tutti in tensione, Morandi. Allora, fatto. Ole. È andata, okay. Ragazzi, non ci rivediamo stasera, ma tra pochissimo dopo la pubblicità. Ciao. Andiamo a concludere anche la seconda ricetta di oggi, questa buonissima, bellissima cheesecake giapponese, quindi molto fluffy, molto morbida, molto spumeggiosa, si può dire? O spumeggiante, come te. Cosa stai facendo adesso? Sto tagliando delle fettine di limone così, per fare una torta cocktail, no, ecco, per andare a decorare la mia torta. Guarda che così ci mettiamo al centro queste belle fettine che magari uno... si mangia la torta, cheesecake e poi si mette in bocca il limone e si sciacqua la bocca. Ah, ecco, potrebbe essere anche quello. D'estate, non so. Io amo il limone così a crudo. Beh, si sa, abbiamo capito, tra brodo e limone. Ma no, tu ami quegli gusti aspri, ti piacciono tanto, perché vero? Perché sono acida. No, vabbè, ma non vuol dire quello. Allora, è molto bella, è molto particolare. Ovviamente qui... Scemorandi ha scelto questa forma molto tradizionale, perché un po' è la ciambella. Allora, una cosa, no? Che dobbiamo dire, Leo, molto, sì? Importante, è che la torta, una volta che viene sfornata, deve riposare almeno 3 ore prima di essere sformata o comunque di essere servita. Ok. Perché poi comunque i formaggi e il burro devono in un certo senso riprendere la loro consistenza, quindi deve avere proprio il suo tempo giusto di riposo. Ma a temperatura ambiente, così? Sì, magari la lasciamo riposare in forno. Col poi forno una volta che via. Il forno si è raffreddato del tutto, contiamo altre 3 ore comunque. Ah, ok, quindi ha bisogno. Organizzatevi, ecco. Vedi, momento giapponese di meditazione. Questa allora, senti una cosa, andiamo dal nostro sommelier di Ice Veneto, vai a sentire quale vino possiamo abbinare a questo piatto, magari potrebbero... Un limoncello, magari. O sake. O sake. Cosa che? Cosa.
Ora compio la missione che mi ha dato Leonardo ed è quella di scoprire l'abbinamento vini con Elena. Elena, ho fatto un cheesecake giapponese alla Morandi. Quindi insomma soffice, ma comunque col gusto di formaggio, limone. E tu cosa mi hai portato? Allora Serena, qui ci stava bene anche un sakè effettivamente, però poi mi sono orientata sulla tradizione italiana e quindi ti porto in Calabria. Questo è un greco di bianco dell'azienda Lucà. È un piccolo lembo di terra proprio che si affaccia sul Mar Ionio. Siamo a Bianco, è proprio un paesino in provincia di Reggio Calabria. L'azienda Lucà coltiva il greco. Probabilmente la leggenda narra, ecco, che alcuni coloni greci abbiano portato in Calabria e anche in tutte le regioni del sud vari vitigni originari proprio della Grecia, e quindi il greco poi si è affermato e ha mantenuto questo nome. Devo dire che i vini dell'azienda Lucà sono la perfetta sintesi delle caratteristiche che determinano questo territorio, quindi c'è il calore del sole, c'è questa brezza che soffia dal Mar Ionio, c'è anche la luminosità di queste argille bianche sulle quali viene coltivato il greco. È un'uva che viene vendemmiata a maturità e poi viene sottoposta ad appassimento per circa 8-10 giorni. Ma è un appassimento non controllato, quindi viene lasciato proprio al calore del sole e questa cosa si percepisce moltissimo anche al naso. Il colore è ambrato, un po' cupo, ma sicuramente piacevole da vedere, bello brillante. Questi profumi di frutta candita e datteri soprattutto, mi colpisce questo odore di frutta disidratata. Sorso delizioso. Magari adesso possiamo provarlo con la nostra fetta di cheesecake. Io direi che abbiamo fatto un miscuglio bellissimo tra paesi e quindi noi intanto continuiamo a sentire e te la faccio anche assaggiare. Poi torneremo da Leo e racconteremo. Sì, sì. Grazie come sempre ad Elena Cantarello per tutti i suoi consigli per quanto riguarda l'abbinamento col vino, grazie sempre ad Ice Veneto, ma adesso concludiamo la nostra puntata, cara Serena, sì, assolutamente sì, si conclude anche questa puntata, ma non ti preoccupare, ce ne saranno delle altre. Però io vorrei... dovete preoccuparvi voi e soprattutto tu. Ma il... no, andiamo a riassumere un po' quello che abbiamo fatto. Allora, abbiamo fatto una puntata... Japan style, eh? Però anche un po' scemo Randy style. Allora, abbiamo un ramen Italian style con, dove ho sostituito gli udon con i tagliolini, questo uovo dal cuore morbido, gli champignon color crema e il pollo cotto in voltino e questo brodo orientale. Buonissimo. Con miso, salsa di soia e un pochino di olio di soia. Ta-dan. Qui abbiamo una cheesecake Japan style, Morandi style, tutto style. Sì. Okay. Sì, ok. E con appunto formaggio cremoso, limone, tante uova, farina, amido di mais, ma la tecnica è stata particolare, cioè che a bagnomaria abbiamo cotto tra virgolette latte, sciolto burro, latte e formaggi e dall'altra parte abbiamo montato gli albumi e abbiamo poi incorporato il tutto e passato in forno. Cosa importante? Riposo, 3 ore di riposo dopo la cottura. Allora, provate anche voi a rifare come sempre tutte le ricette di Due Chiacchiere in Cucina, ma a maggior ragione oggi siamo in questo viaggio in Oriente. E se... con il vostro style. Certo, ovviamente. Allora mandateci magari una mail oppure postateci anche un video su Instagram taggando Due Chiacchiere in Cucina o su Facebook, in cui magari fate queste ricette col vostro style e magari con la vostra sigla come quella di Scemo Randy. Rifalla. Oh oh oh, Scemo Randy style. Eccola lì, questa qua, va bene? Allora ci vediamo alla prossima puntata, come sempre. Grazie Scemo Randy, Serena Codognola. Ciao a tutti, grazie Leo. Grazie a voi, grazie tesoro. Grazie a tutti voi, alla prossima. Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form.